Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vi parlo di un caso strano, forse una coincidenza, probabilmente una coincidenza, diciamo così. Renzi scalpita, Renzi fa gli ultimatum a Conte, Conte esponente di un governo dove c'è dentro il Partito Democratico. E adesso si riattiva l'inchiesta dormiente sulla Consip, si ridesta e Tiziano Renzi, il papà di Matteo Renzi, alla sbarra per turbativa d'asta. Chiesto il processo per il padre di Matteo Renzi. Beh, che coincidenza. Quando Renzi fece la scissione dal PD annunciando che avrebbe svuotato il PD come Macron aveva fatto con i socialisti in Francia, che avrebbe portato via tutti gli elettori, avrebbe portato via tutti i votanti, i politici, i deputati, i senatori, praticamente avrebbe sgonfiato, rinsecchito il PD. E lui sarebbe con il suo partito diventato il nuovo centro di gravità del centro-sinistra. Quando fece quello, dopo pochissimo tempo, si aprirono le indagini sulla sua ex fondazione Open. Adesso che attacca il governo, si riattivano queste indagini. Beh, sono delle belle coincidenze, che dite? Nel senso, senza sapere entrare nel merito se realmente sia questo Tiziano sia colpevole o no, che Matteo Renzi sia colpevole dentro questa fondazione, per qualcosa successo con questa fondazione, senza entrare nel merito. C'è, diciamo, questa coincidenza un po' strana. Ecco, quando si minaccia il governo, puntualmente si sveglia una parte della magistratura. Era un'inchiesta dormiente, no? Ormai da mesi o anni, tornano alla ribalta, no? Vengono rispolverate e tirate fuori dal cassetto. Beh, Renzi tenta di togliere la stampella a Conte e a Di Maio e arriva questa. Oltre, come vi dicevo, l'inchiesta su Open di qualche settimana fa, arriva un altro avvertimento che però riguarda suo padre, perché si è riaperta anche le indagini sulla Open. L'inchiesta Consip è un qualcosa di vecchio, è passato così tanto tempo, era rimasta dimenticata. Eppure ricompare proprio all'indomani della frase di Renzi: ora tocca a Conte dare risposta, altrimenti il governo va a casa. Se si pensa, dice Renzi, di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, salutiamo tutti e togliamo il disturbo. E così la strana coincidenza che. Strana coincidenza che arriva dalla magistratura, da una parte della magistratura, il rispolvero di vecchie inchieste. La Procura di Roma chiede di rinviare a giudizio Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva, e anche l'ex senatore Denis Verdini, in carcere da alcune settimane dopo la condanna definitiva per il crack del credito cooperativo fiorentino. L'imprenditore Alfredo Romeo, l'ex parlamentare Italo Bocchino e altre 11 persone nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pilotati dello Stato. L'accusa per Renzi padre è di traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Per Romeo, traffico di influenze illecite, corruzione e turbativa d'asta. Per Bocchino, al traffico di influenze illecite si aggiunge l'accusa di turbativa d'asta e di reati tributari. A Verdini viene contestata la turbativa d'asta e la concussione.
Il rinvio a giudizio riguarda poi anche l'imprenditore Carlo Russo, amico di Renzi, per turbativa d'asta ed estorsione, l'ex amministratore delegato di grandi stazioni Silvio Gizzi per turbativa d'asta, l'ex amministratore delegato di Consip Domenico Casalino per traffico di influenze illecite e turbativa d'asta, Francesco Licci per traffico di influenze illecite. Anche a processo rischia Ignazio Abrignani per turbativa d'asta e concussione, l'imprenditore Ezio Bigotti per con l'accusa di concussione e turbativa d'asta. La maggior parte delle accuse riguarda essenzialmente due gare bandite tra il 2015 e il 2016 dalla centrale appalti della pubblica amministrazione, la FM4 che valeva 2,7 miliardi e quella di alcune decine di milioni per i servizi di pulizia. La richiesta dei pubblici ministeri arriva proprio adesso, a 10 mesi da quando lo scorso febbraio il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nuove indagini, rigettando la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Il GIP chiedeva di indagare anche sulle presunte pressioni su Luigi Marroni, all'epoca amministratore delegato della centrale acquisti della pubblica amministrazione. Il 7 ottobre scorso gli indagati erano stati notificati l'avviso di chiusura indagini. Un atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. E così è stato. I tempi risultano però curiosamente sospetti, no? Certo che il traffico di influenze illecito mi fa un po' ridere, no? Si chiama proprio traffico di influenze illecite. E quando sentivo questo traffico di influenze illecite mi veniva in mente una storiella che si raccontava negli anni 80, ma più che una storiella, un po' per deridere alcune cose, si diceva: ah, è stato indagato per pascolo abusivo, no? Una cosa ridicola, no? Il pascolo abusivo, indagato per pascolo abusivo. Qui il traffico di influenze illecite mi fa un po' ridere, eh. Influenze illecite, no? Mi immagino quale può essere il traffico di... Ciao, sono l'amministratore delegato di questa azienda. Che ne pensi di quella cosa? Questo è il traffico di influenze illecite. Però traffico ci deve essere dietro uno scambio di denaro, traffico di influenze illecite. No, dice, perché tu hai chiamato quella persona a dirgli che sei l'amministratore delegato? Cosa, stai trafficando la tua influenza in maniera illecita? Boh, non lo so, dovrei andare a informarmi, a leggere esattamente di cosa si tratta di questo reato prima di dire cose del genere. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.